Noi chiediamo che devono darci una spiegazione per quale motivo c'è questo aumento di costi di energia elettrica. Noi acquistiamo sempre dalle centrali nucleari, bene, non penso che sia aumentato le materie prime per il nucleare. Il carbone è sempre stato, non penso che sia aumentato il costo del carbone. Loro devono darci una giustificazione. Per conto nostro è una speculazione bella e buona che vogliono sulla nostra pelle. Adesso questa è un'iniziativa che è partita a livello nazionale, che la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la FIPE, ha incominciato a fare sul territorio nazionale. Adesso poi a lungo andare ci sarà qualche altra manifestazione che faremo, poi discuteremo man mano che faremo l'iniziativa. Ecco. Rispetto a 2 anni fa, quanto sono aumentate le bollette? Allora, diciamo che sono aumentate più del 300%, perché io vi posso giustificare, vi posso dimostrare che nel 2020 ho pagato 1.052 euro di energia elettrica. Periodo, stesso periodo, parliamo di agosto. Agosto 2020, 1.052. Agosto del 2021, 2.200 euro. Agosto del 2022, 4.040 euro di energia elettrica. Ma signore, ma non so se siamo fuori di testa o meno. Anzi, e c'è ancora una premessa. Nel 2020 io facevo il gelato. Nel 2021 ho smesso di fare gelate. Nel 2022 non faccio più gelato, non vendo più gelato. E ho una riduzione di energia elettrica, a differenza del 2020, di 700-800 kWh.